investimento di 7. Con la presentazione dell'appello per un patto educativo territoriale condiviso che è stato proposto al termine del convegno di presentazione dei progetti Rete e Web3 dai rappresentanti delle associazioni, delle cooperative, degli enti e delle istituzioni del territorio della fascia appenninica umbra, promotori della iniziativa, si è conclusa la prima fase di questa sfida del futuro, che è, a detta degli organizzatori, insieme una scommessa sul futuro dei ragazzi e una sfida alla povertà educativa giovanile, una delle principali cause della povertà economica di un territorio. Un territorio, quello che va da Gualda a Scheggia e da Gualda a Nocera, che da tempo, come è noto, è interessato da una profonda crisi economica, sociale e demografica. E un risultato c'è già, ed è notevole e insieme stupefacente per questi luoghi in cui ci si divide su tutto. Sono infatti oltre una ventina di partners che in grande sinergia hanno collaborato con gli enti capofila alla definizione dei progetti approvati e finanziati dopo severa selezione, ed ora si apprestano a realizzarli grazie a processi di collaborazione e coprogettazione da gestire sulla base dei punti qualificanti del patto educativo territoriale. Quali sono gli obiettivi e i contenuti di questi due progetti che nei prossimi 2-3 anni metteranno in campo interventi e attività promozionali per oltre 700.000 euro? Lo abbiamo chiesto al professor Giovanni Carlotti, coordinatore del progetto Rete. Ecco, buonasera. Questa sera siamo qui al Teatro Don Bosco di Gualdo perché iniziamo, finalmente dopo mesi e mesi di preparazione, questo progetto chiamato Rete, che è un acronimo che significa Relazioni ed Eccellenze Educative sul Territorio, e poi anche un altro progetto chiamato Web3, entrambi per i giovani gualdesi. Rete è dedicato ai bambini da 5 a 14 anni, quindi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Invece l'altro, Web3, è dedicato ai ragazzi più grandi, cioè della scuola superiore e anche ragazzi che si avviano al lavoro. Come dicevo, c'è stata una lunga preparazione perché questi progetti coinvolgono tante diverse realtà, associazioni, il comune, tutte le scuole, sia primarie che secondarie, e quindi tanta gente, tanti partner che si mettono insieme, forse per la prima volta nella storia così locale, per realizzare insieme delle iniziative, delle opportunità a favore dei giovani, diciamo. Quindi vediamo come andrà. Ci abbiamo 2 anni per lavorare in un caso e 3 anni addirittura nel caso del progetto per i bambini, quindi magari ci rivediamo tra 2 o 3 anni e faremo qualche bilancio. Questo è un augurio per me. Soprattutto per tutti, perché qui nessuno mai dire mai, no? Siamo tutti appesi. Quindi un'ultima domanda. Qual è l'ammontare complessivo dei due progetti e come e da chi sono stati acquisiti i finanziamenti? Quello chiamato appunto Rete per i bambini, ci sono 13 partner che si divideranno tra virgolette 500.000 euro su 3 anni e ci metteranno di proprio una 60.000 euro di cofinanziamento, quindi in tutto viene sui 560, di cui 60 sono di cofinanziamento proprio e 500 vengono da questa fondazione, da questa impresa sociale meglio, chiamata Con i Bambini di Roma, che è il soggetto attuatore del fondo che mise il governo Renzi, ma anche questo governo l'ha confermato, per combattere la povertà educativa minorile. Invece l'altro progetto, quello per i grandi, è un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ha per capofila l'ASAD, la cooperativa sociale qui che opera in Umbria, e sempre altri partner accanto. Forse non l'ho detto che progetto Rete, quello dei bambini, come capofila l'associazione che gestisce qui l'oratorio del cinema, cioè Educare la Vita Buona. Invece Web3, progetto per i grandi, c'ha capofila ASAT. In quel caso il finanziamento è di circa 200.000 euro. Quindi in totale nei due progetti arriveranno comunque sul territorio quasi 700.000 euro. Dico quasi perché in Rete ci sono anche dei partner perugini, tipo il Museo della Scienza, l'ARIS, che è un'impresa sociale, e anche l'università, quindi una piccola parte dei finanziamenti andranno in realtà anche verso Perugia, però sostanzialmente il grosso in realtà verrà investito qui. L'Umbria era messa insieme con 5. Il convegno è servito dunque a fare il punto sulla validazione dei progetti esecutivi
da realizzare in un lasso di tempo tra i 2 e i 3 anni e a sancire con l'adesione al patto educativo territoriale e la proposizione di un cantiere delle idee, una specie di alleanza tra le 2 cordate per l'attuazione dell'obiettivo comune di combattere la povertà educativa giovanile con gli stessi giovani e con la comunità. È quanto emerso dagli interventi dei soggetti percettori e attuatori dei 2 progetti, dei rappresentanti degli enti finanziatori e di alcuni tra i tanti partner che collaboreranno alla realizzazione di questa che rappresenta una grande opportunità per il territorio della fascia appenninica. Sul palco del Don Bosco, oggetto anch'esso di uno specifico restauring, abilmente accompagnati da Umberto Balloni, si sono alternati per ASAD la presidente Liana Cicchi, Alessandra Stocchi e Lucia Biscarini, che hanno presentato il progetto Welltree, sottolineandone l'importanza socioculturale e auspicando che quell'albero del bene da cui il logo del progetto possa mettere in questo martoriato territorio radici profonde e dare frutti copiosi, che possono essere i talenti dei ragazzi, la loro formazione e il lavoro. L'esempio di Sigillo Costacciato, diceva lui, ai bambini della scuola media, se tu gli domandi tu che vuoi fare da grande, no? È poi toccato al professor Giovanni Carlotti il compito di illustrare gli obiettivi di rete e i suoi strumenti operativi, che consistono nelle 6 macroattività in cui è articolato questo progetto educativo molto complesso, perché coinvolge 3 scuole dell'obbligo, 2 facoltà universitarie e varie associazioni a differente vocazione. Questo progetto, intitolato Relazioni ed eccellenze educative sul territorio, il solo progetto per la provincia di Perugia, 2 in tutta l'Umbria, è stato selezionato e finanziato nell'ambito del bando nazionale 9 generazioni del soggetto attuatore del fondo Impresa Sociale con i Bambini. Non possiamo guardare solo all'aspetto economico. Per gli enti finanziatori sono intervenuti Alessandro Martina, coordinatore delle attività istituzionali della predetta Impresa Sociale, e Matteo Minelli della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ha sostenuto il progetto Welltree. Entrambi hanno messo in bella luce le qualità intrinseche dei progetti premiati. Dopo l'intervento appassionato del vescovo diocesano Domenico Sorrentino, che ha molto insistito sul valore socio-educativo di iniziative come questa, volte a dare sostegno ai giovani in difficoltà e alle loro famiglie, è stata la volta del sindaco Massimiliano Presciutti, che ha ricordato la genesi di questa iniziativa fortemente voluta dal comune di Gualdo Tadino, che è difatti partner di entrambi i progetti, ne ha appoggiato la presentazione e ora ne accompagna il percorso attuativo sia nella definizione dei punti qualificanti del patto educativo territoriale che con sostegni concreti come la concessione dei locali dell'ex carcere di Cerqueto, nei quali sarà realizzato un co-working. Parliamo dell'Università di Perugia, è una istituzione che conoscete bene, immagino, molto antica, abbiamo superato i 700 anni di vita. È poi intervenuto il professor Luca Gammaitoni a nome dell'Università degli Studi di Perugia e in particolare del Dipartimento di Fisica e Geologia e di Post Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia. Gammaitoni ha sottolineato l'importanza della presenza di istituti universitari che assicureranno sia in sede che nelle visite degli scienziati alle scuole del territorio un adeguato sostegno allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle motivazioni verso lo studio.
In conclusione dei lavori, prima dei saluti da parte dei consiglieri regionali Roberto Morroni e Andrea Smacchi, è salito sul palco l'assessore regionale alla salute Luca Barberini. Barberini, che ha anche le deleghe alla coesione sociale e al welfare, ha ricordato come oggi vi sia una diversa maggiore attenzione alle varie tematiche del sociale. La stessa attenzione, ha detto, che abbiamo voluto mettere nella redazione del nostro piano sociale, che mette sostanzialmente al centro della progettualità il bisogno della persona, con le proprie criticità, con le proprie difficoltà, con i propri problemi, e pensa di rispondere in maniera puntuale a questi bisogni, dando protagonismo a chi? Ai territori, dove abbiamo detto oltre il 23%, quasi il 24% delle risorse comunitarie di questo settennato in scadenza doveva essere indirizzato alle politiche sociali. Da qui i bandi per interventi sul territorio finanziati dai programmi operativi regionali su Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con ottimi risultati per i progetti presentati per la fascia appenninica.